Siamo in diretta, benvenuti e benvenute ad una nuova puntata delle Interview X. Oggi qui con me c'è Luca Taglialatera, pianificatore fiscale, professionista, super esperto, che in passato ha aiutato anche me, ma come al solito lascerò che sia lui a presentarsi. Allora, ciao Alessio, chiaramente dopo i convenevoli necessari, grazie per avermi invitato, grazie alla tua community che, insomma, che seguo sempre con molto interesse. Io mi chiamo Luca Taglialatera, sono un pianificatore fiscale internazionale, cioè che faccio io di mestiere, spiegato semplice. Quando non vuoi più pagare le tasse mi chiami e io ti risolvo i tuoi problemi. Allora, tendenzialmente io faccio due cose. Mi occupo di trasferimenti di residenza fiscale e quindi porto le persone dall'Italia all'estero, vedendo quali sono le loro necessità, le loro problematiche anche personali e quelle di business. E quindi poi incrociando i dati si cerca una giurisdizione e una struttura che sia tarata sul cliente. Quindi, per intenderci, se non vuoi andare a vivere a Panama, non ti ci mando. E più in generale mi occupo di pianificazione fiscale internazionale, cioè alla luce del business del singolo imprenditore piuttosto che di un gruppo di imprenditori, evidentemente dipende dalla tipologia di attività e dai mercati serviti, andiamo a capire qual è la struttura fiscale che ci permette di massimizzare il carico fiscale, ossia di pagare meno tasse possibili, evidentemente nel rispetto delle leggi nazionali, perché chiaramente c'è sempre l'Italia di mezzo, e internazionale. E faccio questo da circa 20 anni. Ottimo, super. E secondo me questo punto varrebbe la pena un po' esploderlo, anche se in italiano credo non si dica, però immagino tu mi abbia capito. Tra le differenze tra la pianificazione fiscale, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, perché immagino che comunque le persone che ci ascoltano possano aspettarsi degli overlap tra questi termini che in realtà sono abbastanza diversi. Sì, sono completamente diversi. Diciamo che li accomuna la demonizzazione mediatica che si fa molto spesso in Italia, no? Per cui ogni volta che ci affacciamo al di là del confine, pensiamo che stiamo evadendo. Quindi il trasferimento di residenza evasione, l'apertura di una società all'estero evasione. Se pronunciamo il termine offshore, abbiamo la certezza che arrivi la guardia di finanza sotto casa con le pistole, anche se non sono sicuro che ne siano dotati, ma invece no, mi pare proprio di sì. E quindi diciamo, cerchiamo di rompere questo muro di paura, questa corteccia allucinante che è stata creata negli ultimi 50 anni, perché il problema qual è? Poi io vado, nel senso, parlo molto, quindi fermami tu, sentiti libero di farmi qualsiasi domanda. Vai tranquillissimo. Il problema chiaramente è un problema culturale, ed è un problema anche di guerra fiscale, cioè lì fuori, letteralmente fuori dai nostri PC, in questo momento è in corso una guerra fiscale. Che cosa vuol dire? Che tutti gli stati del mondo evidentemente hanno necessità di fare cassa, hanno bisogno di soldi per venire incontro alla spesa pubblica, eccetera, eccetera. Quindi sono sempre alla ricerca di nuovi investitori e come fanno ad attrarre nuovi investitori? Utilizzano delle normative fiscali di favore, di vantaggio, che chiaramente cozzano con quelle del nostro vicino. Infatti all'interno dell'Unione Europea, poi in realtà è un'unione per modo di dire, ma bisogna anche dire che poi alla fine ognuno fa quello che vuole, con i dovuti crismi. Però, come dire, all'interno di questa guerra fiscale, evidentemente si inserisce l'opera di demonizzazione di alcuni stati in particolare, quelli diciamo dell'Ocse industrializzato, quindi Italia, Spagna, Francia, Germania in particolar modo, che evidentemente non vogliono perdere contribuenti perché sono gli stati che tassano di più e sono anche gli stati con la maggiore spesa pubblica. E quindi chiaramente con l'utilizzo dei media, molto spesso evidentemente estensioni di partito o comunque di governo, voglio dire, non è una novità, evidentemente, partono alla caccia dell'evasore. Per cui ci basta aprire report piuttosto che presa diretta, ne faccio due su tutti, ma anche se ci guardiamo Floris, insomma, chiunque, ogni volta che si tratta il tema di tassazione, si sfocia a parlare si dice sempre che c'è evasione, ci sono problemi di evasione, tutti evadono. In realtà, e poi mi riallaccio a quello che mi avevi chiesto tu, la differenza tra pianificazione, elusione e evasione c'è ed è enorme. Evasore è chi non paga le tasse, chi non esiste agli occhi del fisco. E infatti in questi giorni adesso c'è una guerra, diciamo, elettorale, se vogliamo, nei confronti degli evasori, per cui abbiamo inasprito le pene, abbassato le soglie a partire dalle quali scattano i reati di evasione fiscale.
L'evasione però tendenzialmente è quando tu non paghi affatto le tasse, quindi non rispetti nessuna normativa, non la applichi. L'elusione è quando invece applichi le normative, però tendenzialmente a tuo vantaggio. Quindi quando trovi buchi nelle normative ti ci inserisci in particolar modo. Ora, la grossa distinzione, non entriamo nel tecnico, è che se lo fai alla luce di valide ragioni economiche, cioè se tu utilizzi una serie di artifici o comunque una serie di normative che sono previste dalla legge e ti permettono di un lecito risparmio fiscale, ma lo fai in nome di una sostanza economica, cioè non per ottenere solo risparmio fiscale, allora non sei più nell'elusione. Se invece il punto di base è quello, se tutto quello che fai lo fai solo per pagare meno tasse, e allora anche applicando la legge rischi di cadere nell'elusione. Che tra l'altro è un concetto oggi diciamo superato, perché oggi si parla più anche a livello internazionale di abuso del diritto. L'elusione è il vecchio 37 bis del 600, non si applica più, adesso c'è abuso del diritto anche in Italia, che comunque è l'evoluzione dell'elusione in sostanza. Quindi io abuso del diritto quando lo utilizzo per ottenerne un mero risparmio fiscale, però non ho altri motivi se non quello del risparmio fiscale. Il pianificatore ti aiuta a evitare evidentemente l'evasione, quindi un buon pianificatore non ti parlerà mai di evasione fiscale, ma ti aiuta, come dire, a muoverti tra la normativa domestica e internazionale evitando di abusare degli strumenti messi legalmente a tua disposizione dalle normative. Assolutamente. Sì, è molto, molto interessante il tasto che hai toccato sui media, cioè effettivamente ci confondono le idee, nel senso se guardiamo solo ed esclusivamente i telegiornali, i giornali italiani, al netto di tutti i bias che possono arrivare da finanziamenti, partiti, eccetera, comunque siamo limitati a vedere solo, diciamo, all'interno del nostro recinto, dove da cittadino europeo comunque ho tutto il diritto di aprire un'azienda. In un altro stato. Esattamente, perdonami se ti interrompo su questo punto, però hai toccato un punto fondamentale. Cioè, in Europa esistono quattro libertà fondamentali, non si sa perché non ce ne parlano mai, no? Ci dicono che tutto è evasione, però poi non ci dicono che ci sono quattro libertà che sono stabilite da un trattato di funzionamento, quindi nero su bianco sono norme, che ci danno una più ampia legge. Cioè, noi che nasciamo in Unione Europea, in Europa in particolar modo, siamo particolarmente fortunati e neanche ce ne rendiamo conto, perché abbiamo queste quattro libertà che in realtà ci assicurano con una carta d'identità valida per l'espatrio, insomma, che ti danno a 16 anni, adesso non ricordo più quando io sì, a 16 anni dovessi già avere la carta d'identità, mi pare. Credo di sì, forse anche 14, non vorrei dire cavolato. Si vede che il tempo è passato. Comunque, con una semplice carta d'identità tu praticamente fai quello che vuoi, vai dove vuoi, perché c'è una libertà che si chiama libertà di movimento, libertà di circolazione delle persone. Poi abbiamo libertà di circolazione delle merci, per cui sappiamo che possiamo compravendere all'interno dell'Unione Europea senza pagare i dazi, quindi non sono importazioni, non sono esportazioni, ma sono c'è cioè libero scambio all'interno, non ci sono dogane, non ci sono tasse da pagare per vendere i nostri beni in altri paesi dell'Unione Europea. E c'è una libertà che si chiama circolazione di servizi, come dicevi tu. Cioè io sono libero di aprire le mie società dove voglio all'interno dell'Unione Europea. Di nuovo, è chiaro che se lo faccio solo per ottenere un risparmio fiscale, e allora devo fare attenzione. Se però lo faccio per un motivo serio, cioè mi apro una società in UK perché il mercato che servo, banalmente, è un mercato inglese e non è solo il mercato italiano, ecco che comincia come dire, a venire fuori la possibilità di applicare questa libertà in totale trasparenza con la legge. È la legge che me lo dice, la Corte di Giustizia Europea che me lo dice che lo posso fare, non è che me lo sto inventando. E un'altra, la quarta libertà invece è la movimentazione di capitale, cioè io sono libero da cittadino dell'Unione Europea di investire i miei soldi, il mio cash dove mi pare e piace, nel mondo, perché questa libertà si estende in realtà a tutti i paesi del mondo e non solo a quelli dell'Unione Europea. È l'unica libertà che, come dire, va anche al di là del confine dell'Unione Europea. Quindi banalmente, no? C'è tanto terrore anche sull'apertura di un conto corrente estero. Mi chiamano, mi dicono: Luca, lo posso aprire, ma poi che devo fare? Ma poi mi arriva la Guardia di Finanza. Io sono libero di aprire tutti i conti che voglio in tutti i paesi del mondo. Una cosa chiaramente è aprirli e accumulare denaro, una cosa poi è dichiararli, no? Quindi la differenza qual è? Io sono libero di fare quello che voglio. Se voglio investire in Georgia, perché la Georgia mi dà il 10% di ritorno sull'investimento a livello di interesse su un conto in lari, piuttosto se voglio aprire in UK perché ho bisogno di un conto in sterline, sono assolutamente libero di farlo. E questa è una cosa che, insomma, i profani magari pensano anche che anche questo sia evasione. Non lo è nella maniera più assoluta. Quindi investite, aprite i conti correnti che volete,
investire in attività in tutto il mondo. Se voglio investire sulla borsa americana piuttosto che sulla borsa di Shanghai, non ci sono limitazioni. Sono liberissimo di farlo, assolutamente. E tra l'altro, in particolare l'Italia, cioè prima hai parlato del passaporto europeo, che indubbiamente è ottimo, e ci sono molti che spingono, che puntano al passaporto americano, dove in realtà ha un sacco di limitazioni, Siete cosa dei che invece. pazzi, non lo fate. Esatto, cosa che invece il nostro non ha. Tra l'altro, stavo leggendo, ci sono persone che addirittura rinunciano alla cittadinanza per liberarsi un po' degli oneri che derivano dal passaporto americano. Gli americani, insomma, c'è un mercato sul secondo passaporto americano che penso varrà miliardi di dollari, perché gli americani, insieme, se non sbaglio, all'Eritrea, non ho mai capito per quale motivo, l'Eritrea, l'Etiopia in realtà, comunque siamo lì. E sono gli unici che applicano, tu sai che esistono cinque sistemi, cioè cinque sottogruppi di tassazione, cioè non tutti i paesi tassano alla stessa maniera. Gli americani in particolare, senza allontanarci troppo, e gli eritrei applicano il sistema tributario si basa sulla cittadinanza, cioè io ti tasso perché sei cittadino. È una cosa che succede però solo in questi due paesi e in nessun altro paese del mondo, veramente con degli squilibri assurdi tra i due paesi, per cui non riesco a capire il motivo neanche, però. Io non lo capisco. Allora, l'americano è un problema perché dovunque va mantiene questo problema. È ovvio che se tu dall'America te ne vai per sempre, per alcuni anni, quindi perdi la residenza fiscale, in ogni caso le tasse le paghi solo nel paese di destinazione, però hai obblighi burocratici, amministrativi che ti rimangono anche negli Stati Uniti, un po' di tasse devi pagare anche lì. Allora molti se ne spossessano, si fanno un secondo passaporto, così non hanno più questo problema. E io ho molti clienti che mi chiedono: voglio andare a vivere a New York o piuttosto che a Los Angeles, che comunque per gli imprenditori sono due posti, diciamo, interessantissimi, su questo non c'è dubbio. Però andare in America, prendere la residenza fiscale in America è un suicidio a livello fiscale, a meno che evidentemente non sei a capo di un grosso gruppo, e allora reinterviene come dire, il pianificatore, per cui con un sistema di nuovo assolutamente legale, questo è meglio specificarlo, si arriva, l'America contiene, riprende senso. Però se sei un piccolino che fattura 100, 200, 500 K, insomma, e ti vuoi spostare a New York, ti converrebbe un attimino passare per un consulente, non è la cosa più intelligente da fare. Ottimo. Sì, e poi diciamo dal punto di vista dell'apertura dei conti ugualmente. Fin tanto che alla banca sta bene, noi abbiamo tutto il diritto di farlo. E per quanto in Italia il termine offshore rimandi ovviamente a dei demoni, all'evasione, comunque. Non mi Cioè. hanno ancora arrestato per miracolo, penso. Tra poco mi arrestano. Sì. L'abuso della parola che faccio nei miei video. Arrivano in diretta, mentre invece cioè, offshore significa fuori dalla costa, cioè fuori dalla costa in cui abitiamo, in cui lavoriamo, eccetera. In Italia, cioè a prescindere da dove apri il tuo conto corrente, comunque l'Italia ha firmato un sacco di accordi che io sappia dal punto di vista del Common Reporting Standard. Sì, allora, quello Quindi. è un altro discorso, nel senso, hai fatto bene ad aprirlo, cioè, ed è l'altra problematica, l'altra paura, lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Adesso vi racconto anche un aneddoto interessante su questo punto. Lo scambio di informazioni finanziarie, in realtà ne abbiamo i tre tipi, c'è cioè quello automatico, c'è cioè quello su richiesta e c'è quello spontaneo. Quello che chiaramente tutti noi temiamo, tutti i miei clienti temono, comunque tutti temono immediatamente, è quello automatico, perché dice: io apro un conto corrente in Papua Nuova Guinea, l'agenzia delle entrate lo sa. Oggi esiste una cosa, appunto, si chiama CRS, Common Reporting Standard, secondo cui hanno aderito praticamente la maggioranza delle giurisdizioni del mondo, cioè anche Panama, per intenderci, Sì. anche Hong Kong, che io quando Hong Kong. Penso c'è stato un suicidio di massa quando Hong Kong ha aderito, e in realtà, e non posso andare oltre su questo punto, anche gli Emirati Arabi hanno aderito allo scambio di informazioni, perlomeno formalmente. Quindi, come dire, evidentemente questa adesione ha provocato suicidi di massa insomma, e deliri un po' in giro per il mondo. È stato carino anche gestirne le conseguenze. Quindi è la risposta a quello che dici tu è vero, cioè esiste uno scambio e c'è stata già la prima comunicazione già avvenuta nel 2018 con riferimento al 2017, per cui se io apro un conto corrente tendenzialmente l'agenzia delle entrate lo viene a sapere. Ora, a meno che ci sono stati che non scambiano informazioni, la Moldavia oggi non li scambia, la Georgia non scambia, il Montenegro non lo scambia, però facciamo attenzione perché comunque questi tre paesi applicano una restrittiva regolamentazione anti-money laundering.
Quindi il fatto di non scambiare informazioni non vuol dire che tu vai lì e ti aprono il conto corrente, a meno che non c'è un sacco di cash, ma questo è un altro discorso. Chiaro, chiaro. Quindi bisogna fare attenzione, esiste lo scambio di informazioni automatico, l'agenzia lo sa, poi le arrivano milioni di dati, quindi ancora non si sa se è in grado di utilizzarli, di incrociarli, però nel frattempo arrivano e l'effetto è retroattivo. Facciamo attenzione. E questo è solo quello automatico. Poi abbiamo quello spontaneo e quello su richiesta. Quello spontaneo vuol dire che un'agenzia delle entrate, per esempio quella svizzera, la chiamo agenzia delle entrate impropriamente, ma per farci capire, quella svizzera che fino a qualche anno fa, cioè aveva le porte chiuse, perché evidentemente era un fortino, un castello medievale, la Svizzera non entrava nessuno, caduto il segreto bancario, adesso la Svizzera collabora apertamente. Che cosa vuol dire? Che se l'agenzia delle entrate italiana o comunque di qualsiasi altro paese aderente allo scambio di informazioni va a bussare alla porta del castello e chiede informazioni su un conto corrente di un proprio contribuente, la Svizzera gliela dà. Non è che si fa tanti problemi, perché adesso, come dire, si sta ripulendo del timbro di paradiso fiscale. E quindi c'è una collaborazione allucinante, spontanea, che fino a qualche anno fa sarebbe stata impossibile. Quindi se tu vai a bussare, la Svizzera ti dà tutto. In più, se la Svizzera, ma questo vale per qualsiasi altro paese del mondo, ha il sospetto che quel conto corrente di quel contribuente sia utilizzato per fini non legali, illeciti o sia evasione, frutto di evasione, la Svizzera apre, alza la cornetta e chiama l'Agenzia di Entrate italiana. E questo è quello spontaneo, no? Cioè io so, succede qualcosa, mi pongo il problema e avviso i miei colleghi nell'altro paese. Quindi in questa rivoluzione, chiaramente, perché di rivoluzione si tratta, nessuno Assolutamente. avrebbe potuto pensare una cosa del genere qualche anno fa sarebbe stata applicata, c'è un clima di terrore, anche di non consapevolezza, di ignoranza comunque anche, perché poi non è che tutto viene scambiato, bisogna capire un attimino come si applicano le leggi, eccetera, eccetera. Però questo ha contribuito al clima di terrore anche nella semplice di un'apertura di un conto personale TransferWise. Cioè addirittura mi chiamano, posso aprire su eBay, posso, puoi fare quello che vuoi, però. Okay. Quindi è obiettivamente la situazione oggi. Il mercato è globale, è connesso, non solo per gli imprenditori, anche per il fisco ormai, ed sarà sempre più così. Questo chiaramente è un contro nella misura in cui sono di più le normative da conoscere, è un pro nella misura in cui più sono le normative, più è complessa, come dire, più è facile intervenire con strutture interconnessi anche da un punto di vista fiscale, pro e contro, insomma, come tutte le cose. Sì, e là torna particolarmente indispensabile l'aiuto di un professionista che effettivamente sappia quello che sta facendo nella piena consapevolezza, diciamo, di tutte le leggi da rispettare tra i vari stati. Comunque, diciamo, detto, diciamo, fatta questa piccola premessa, da italiano ho avuto un sacco di idee confuse, idee dettate dai vari miti di cui parlavamo prima, quindi quelli che ci vengono inculcati un po' a destra e a sinistra. Ne ho segnati tre in particolare per questa intervista. Poi in realtà, ripeto, abbiamo un sacco di domande. Ragazzi, se ci state seguendo in diretta, fate pure delle domande, lasciate pure delle domande tra i commenti, così gli ultimi 10-15 minuti li dedichiamo un po' al Q&A, quindi alla domanda e risposta. Comunque, la prima confusione che spesso viene fatta è quella tra tassazione personale e tassazione aziendale. Nel senso che il classico pizzaiolo che ha la pizzeria in Italia, che abita in Italia, che è residente in Italia, queste differenze probabilmente neanche le conosce. Sa che a fine anno va dal commercialista, sa che il commercialista fa un minimo di bilancio e poi gli dice cosa pagare, quanto pagare, eccetera. Mentre invece in uno scenario in cui si apre l'opportunità, si apre la possibilità di lavorare con più mercati, come ad esempio le persone che sono all'interno del gruppo, se parlano inglese possono letteralmente parlare un po' con chiunque. Si aprono altre alternative sul dove vivere, dove aprire l'azienda e così via. Diciamo, questa differenza tra tassazione personale e tassazione aziendale, come la spiegheresti al pizzaiolo di cui abbiamo parlato prima? Allora, premesso che la maggior parte dei pizzaioli sono napoletani, quindi insomma mi fa piacere rivolgermi a un pubblico di pizzaioli da napoletano. E, comunque, allora, facciamo una piccolissima premessa. I sistemi tributari si assomigliano un po' tutti, ok? Quindi sia quello italiano che quello americano, quello svizzero, insomma tutti i sistemi tributari sono improntati in maniera tale da tassare le persone fisiche e le persone giuridiche.
Le persone fisiche, i singoli individui, quindi Luca, Alessio, Caio, Tizio, eccetera, eccetera. Le persone giuridiche sono le società, quindi i nomi che diamo alle nostre società, società X, Y, Z. Okay? Quindi sono due entità distinte che vengono separati, che vengono tassati con metodologie differenti e aliquote differenti. In Italia, quindi, io che cosa posso fare? Posso fare la mia attività di impresa sotto forma di ditta individuale, quindi come persona fisica, e vengo tassato secondo le aliquote IRPEF crescenti, dal 23 al 43 se non sbaglio. Come società, invece, posso, oppure posso decidere di aprire una società e fare business con la mia società. La società in Italia viene tassata al 24% di IRES più circa il 4% di IRAP. Quindi posso decidere se fare attività o come persona fisica o come società, o come persona giuridica, come società. Però che succede? Per godere dei frutti della società, a un certo punto io non posso mettere la mano nella cassa della società e portarmeli a casa, ma ho bisogno in qualche modo di trovare uno strumento legale che me li trasferisca. Esempio, faccio business con una SRL. Per prendermi i soldi dalla SRL, io, Luca, ho bisogno per esempio, di distribuire un dividendo. Quindi alla fine dell'anno mi distribuisco il mio 100 di dividendo, tassato, tra l'altro già in capo alla società al 24% di IRES, me lo distribuisco e lo ritasso a livello di persona fisica, 26%. Ok? Quindi posso decidere invece di fare tutto come persona fisica e tassare solo la persona fisica. In Italia, o faccio, questo è un messaggio che voglio, che è una domanda molto ricorrente, sia che faccio impresa come ditta individuale, sia che faccio impresa tramite una società, che faccio business tramite una società, alla fine della fiera, a meno che non sono nel forfettario, la tassazione è identica, è uguale. Si rimanda un attimino la tassazione, c'è un effetto, come dire, di tax deferral, però l'ammontare di tasse che vado a pagare alla fine della fiera è lo stesso. Allora, i principi invece della cosiddetta flag strategy, della flag theory, ti dicono: guarda, tu, imprenditore, approfitta del fatto che la persona fisica e la persona giuridica sono tassate in maniera differenti e possono avere differenti residenze fiscali. Quando è che la flag strategy, quella che io chiamo flag strategy, che significa piantare bandiere in diversi paesi, massimizza il risparmio fiscale? Quando incrocia una persona fisica con residenza fiscale in un paese e un proprietario di una società, persona giuridica, in un altro paese. Credo che fosse questa un po' l'entità della domanda che mi facevi, secondo me, più che distinguere tra ditta individuale e persona giuridica. Cioè, sono comunque due cose differenti, due entità differenti che vanno tassate differentemente. Cioè, il pizzaiolo, se lavora da pizzaiolo, è tassato sulla persona fisica. Se si apre una società all'estero, perché fa dropshipping con la Cina e vende in UK, e si apre una società in UK, viene tassata la sua persona fisica, la sua persona giuridica, cioè viene tassata la sua società in Inghilterra, mentre il pizzaiolo continua a tassare il reddito da lavoro dipendente. Quindi sono due cose diverse. La flag strategy, che è quella che applico io, ti dice: guarda, la residenza fiscale, prendila in Bulgaria, la società aprita in Spagna. È un esempio a caso. Perché in questo modo riesci a sfruttare il meglio di due giurisdizioni. Non sempre le due cose devono coincidere. Cioè io posso decidere che coincidono, perché c'è un vantaggio fiscale, se non c'è le posso separare. Perché soprattutto persone, diciamo, come te, come me, anche io mi considero una specie di nomade digitale, cioè sono sempre in giro, io non sono mai per più di 6 mesi nello stesso posto, possono decidere dove pagare le tasse, e questo è un loro sacrosanto diritto, a proposito della libertà di cui parlavamo prima. E chiaramente possono anche decidere di avere una società non nel paese dove vivono, ma proprio alla luce del fatto che loro non sanno dove andranno a vivere per i prossimi 6 mesi. Quindi è bene fissare la società in una giurisdizione amica, evidentemente con un fisco che non è quello italiano, e personalmente continuare a girare il mondo. Questa cosa mi dà la possibilità di guadagnare e tassare la società e vivere a livello personale tendenzialmente tax free. Quindi senza pagare IRPEF, senza pagare contributi, magari pagando qualcosa sulla distribuzione del dividendo. Chiaramente poi si entra nel caso particolare. Certo. Però è importante tenere in mente, come giustamente dicevi tu, questa distinzione tra la persona fisica, cioè noi che materialmente ci sporchiamo le mani, e il nostro veicolo giuridico, che è quello che fattura al cliente. C'è l'azienda, esatto. Diciamo, sul tema della flex strategy comunque c'è collegato il secondo mito di cui volevo parlare, che è la differenza tra tassazione worldwide e tassazione territoriale. Personalmente sono venuto a conoscenza di questa differenza abbastanza di recente, pur avendo lasciato l'Italia, pur lavorando all'estero, eccetera.
Però diciamo mi si è resa appena più chiara la differenza tra paesi della common law e paesi con la civil law. Come spiegheresti, diciamo, questa differenza? Allora, premesso che è un casino della Madonna, in realtà le tipologie di tassazione, qui magari dopo con il tuo permesso diamo il link al mio canale YouTube perché c'è un video dove spiego esattamente la differenza tra i cinque tipi di tassazione nel mondo, quindi lo Assolutamente sì. vedono e lo capiscono in 10 minuti. Partiamo dalle due, tassazione worldwide e tassazione territoriale, poi ce ne sono altre tre, ci arriviamo dopo. La tassazione worldwide è la tassazione italiana. Cioè l'Italia ti dice io ti tasso su tutti i tuoi redditi ovunque prodotti nel mondo. Ora o li produci in Italia o li produci all'estero, a me non interessa, io te li tasso. Me li devi dichiarare, perché c'è sempre il principio dell'autodichiarazione in Italia, e te li tasso. Poi il credito d'imposta, non credito d'imposta, intanto io ti tasso su tutto quello che produci nel mondo. Ed è l'approccio della maggior parte dei paesi OCSE, quindi Italia, Francia, Spagna, l'Europa industrializzata, ma anche gli Stati Uniti. Ma anche Sud America, ti direi, comunque Brasile, Argentina, eccetera, eccetera. La maggior parte delle giurisdizioni sul mondo applicano questo sistema tributario perché è quello, diciamo, che favorisce le esportazioni, ma soprattutto, come dire, è quello che riesce a prendere il maggior numero di contribuenti, il maggior numero di reddito, non il maggior numero di contribuenti. Mentre la tassazione territoriale è quella che ti dice io ti tasso solo quello che mi produci all'interno del territorio. L'esempio più concreto è Panama e Paraguay, che non sono, e Panama e Paraguay, che attenzione, non sono paesi di common law, che tu facevi quella distinzione che non è perfettamente come dei Ok. coincidenti, è un'altra distinzione ancora, ci arriviamo. Il territoriale dice io ti tasso solo su quello che mi produci all'interno del mio territorio, quello che produci all'esterno a me non interessa, fai quello che vuoi. Ah, facciamo attenzione però. Perché quando io produco reddito su un altro territorio, potrebbe darsi il caso che il paese in cui lo produco me lo tassa. Facciamo un esempio per capirci. Vado a Panama, mi apro una società, a Dubai e faccio consulenze, tax advisor, quindi di pianificazione fiscale in Italia. Quindi proprio un caso completo. Quindi vado in Paraguay, io persona fisica sono soggetto a una tassazione territoriale. Che cosa vuol dire? Che tutti i miei redditi, siccome derivano da una società che ho aperto a Dubai per fare consulenza, non sono tassati a Panama o in Paraguay, comunque vale lo stesso principio. Quindi tutto quello che, se però faccio una consulenza a Panama City, quella la tasso, perché è prodotta all'interno del territorio. Tutte le consulenze che faccio con Dubai le tassa Dubai e Panama non gliene importa niente. Tu dici, Panama da dove guadagni? Ma tendenzialmente guadagnerà dai servizi finanziari, aprirò un conto corrente, dall'IVA, comunque c'è una sorta di IVA locale al 7%, aprirò, che ne so, ristoranti, hotel, servizi, no? Dalle imposizioni indiretta guadagna un paese che applica un'imposizione territoriale. Evidentemente sono paesi piccoli che non hanno spese pubbliche folli, eccessive, o non devono mantenere 900 parlamentari, quindi hanno la possibilità, un attimino. Ma più che parlamentari, che sono l'unico problema, diciamo che non buttano i soldi in eccesso, detto proprio in maniera papale. O fanno politiche economiche del cazzo. Ma ciò ho chiuso, perché sono assolutamente, come dire, perdonami, sono giudizi assolutamente personali. Quindi torniamo alla società Dubai. La società Dubai a questo punto che cosa fa? Non tassa in realtà neanche la società Dubai, perché tu sai che Dubai non ha imposizione diretta e quindi Dubai non tasserebbe neanche in questo motivo. Però io faccio consulenze in Italia e per fare queste consulenze in Italia mi devo recare fisicamente in Italia dal cliente. 4 mesi l'anno, perché la Coca-Cola mi vuole, nomi a caso, la società X mi vuole sul territorio per fare una consulenza fisica, una formazione, eccetera, eccetera. Ora, il problema qual è? E perciò ti dico che bisogna fare attenzione a dove produci il reddito. Su quel mio tipo di consulenza di intervento in Italia, l'Italia vuole applicare una ritenuta del 30%, perché la legge prevede così, non vado nello specifico. Quindi, questo è semplicemente per farti capire che il fatto che la tassazione territoriale mi dà sicuramente una mano incredibile. Perché evidentemente non ho clienti a Panama, io perlomeno personalmente, come dire, non fatturo a clienti panamensi, okay? Quindi non pagherò le tasse a Panama. Però devo fare attenzione perché il mio reddito è comunque in parte prodotto in Italia e l'Italia applica determinate regole di tassazione ai redditi prodotti nel territorio. Quindi di nuovo, worldwide, tasso qualsiasi cosa, a prescindere da dove è fatto. Territoriale, solo fuori. Per esempio anche Monte Carlo ha una tassazione territoriale, parzialmente territoriale. Malta ha una tassazione territoriale, ma è più complesso. La Thailandia ha una tassazione parzialmente territoriale. Hong Kong ha una tassazione territoriale. L'esempio più comune, più conosciuto, forse è Hong Kong.
che un conto di redditi offshore non tassa, tassa zero, cioè esclude, esenta da tassazione. Il Portogallo, sui redditi prodotti, diciamo, non di fonte portoghese, esenta da tassazione per 10 anni, se sei un NHR. Quindi, come dire, anche i paesi che non sono al 100% a tassazione territoriale, in realtà poi hanno molti vantaggi economici. La differenza tra civil law e common law, invece, qual è? I paesi di civil law sono i paesi come l'Italia, la Spagna, la Germania, i paesi OCSE, comunque i paesi europei, che derivano le proprie leggi da un codice civile, che è particolarmente pesante. Mentre i paesi di common law sono i paesi di lingua inglese, che derivano invece, hanno così la regola del precedente, quindi non hanno un codice di leggi, ma si basano sui precedenti giurisprudenziali. E all'interno dell'Europa troviamo i più famosi, evidentemente, sono Malta, Inghilterra, Irlanda e Cipro. Poi al di fuori troviamo tutti gli ex Commonwealth britannici. Però non tutti i paesi di common law applicano tassazione territoriale, questo ti volevo dire. Dopodiché ci sono altri tre gruppi di tassazione, però non so se sia il caso di intervenire o no. Come preferisci? A me la cosa interessa, immagino interessa anche alle persone che stanno seguendo. Ok, allora senti di nuovo libero di fermarmi. Esistono altri tre gruppi di paesi che tassano secondo altri tre principi differenti. Ok, prima abbiamo visto worldwide, Italia, territoriale, Panama, Paraguay. Poi esistono i non-DOM, che sono tra i più interessanti. Questa è una riclassificazione, come dire, personale, non sono termini tecnici propri. Tra worldwide e territoriale sono tecnici. Questi altri tre li ho derivati sulla base dell'esperienza. Però è più semplice farmi capire dal cliente dividendoli in 5 piuttosto che in 2. Ok? Quindi i paesi non-DOM all'interno dell'Unione Europea, i più famosi sono UK, Malta, Irlanda e Cipro. Non DOM, che cosa vuol dire? Vuol dire che a determinate condizioni io, persona fisica, che mi trasferisco, quindi trasferisco la mia residenza fiscale dall'Italia in uno di questi paesi, posso sfruttare delle normative di vantaggio che tendenzialmente si applicano sulla persona fisica, quindi torniamo di nuovo alla distinzione tua, e non sulla persona giuridica. Cioè li posso sfruttare come Luca e non li posso sfruttare come X Limited, come società. Che cosa mi dice questo non DOM? Mi dice a grandi linee tutto quello che non produci a livello di reddito all'interno del territorio, ma lo produci all'esterno del territorio e non rimetti su un conto corrente o non spendi, che in realtà il principio è più ampio, non basta il conto corrente. Idealmente tutto quello che guadagni all'estero e non spendi all'interno del territorio, quindi anche se passo la carta di credito, per intenderci, significa spendere sul territorio, io non te lo tasso. E qui ritorniamo al concetto di guerra fiscale, cioè gli stati cercano di implementare delle normative per attrarre persone evidentemente che hanno un minimo di soldi da spendere sull'isola, sulla nazione, in linea di massima sono isole, comunque Inghilterra è isola, Malta è isola, Irlanda è isola e Cipro è isola, sono isole nell'Unione Europea. E quindi non funziona così. Allora, è più complicato utilizzarlo per i redditi aziendali, quindi se ti apri una UK Limited, la non-DOM non la sfrutti. Però a livello personale, per farti un esempio, se io ho un conto corrente in Svizzera, dove tramite il mio private banker investo in blue chip, in obbligazioni, eccetera, eccetera, tutto l'interesse che maturo in Svizzera non è tassato in Inghilterra. Quindi, ora però, le varie discipline non-DOM sono molto diverse tra di loro. La maltese, che è cambiata recentemente con un atto parlamentare del 2018, è tra le più semplici. Quella inglese è un delirio che non te lo dico proprio, cioè, ma neanche i colleghi inglesi ci capiscono qualcosa. Veramente vanno al manicomio, cioè ne so più io di loro in determinate condizioni. Veramente è una follia. E comunque è un'agevolazione che dura i primi 7 anni, poi dal settimo anno in poi ci sono dei limiti. All'inizio è abbastanza flessibile. Però ecco, vale sui redditi personali, perché questa è l'altra domanda. Dice, vado lì, mi apro una limited, cioè non do. Non è così. A livello personale posso sfruttare, e qui rientra il discorso di flex strategy. Cioè, me ne vado lì a livello personale, però magari l'impresa me l'apro da un'altra parte. E così riesco a massimizzare. Ok? Questi sono i non-DOM, spiegati in 3 minuti. Il concetto di domicilio, e qui c'entra invece la differenza tra common law e civil law. Sono i paesi di common law ad avere il concetto di non-DOM perché il loro concetto di domicilio, domiciled, è completamente differente dal nostro. Non c'entra niente. Noi abbiamo una roba che ci dice, guarda, dov'è il tuo centro degli interessi vitali, quello è il tuo domicilio, lì paghi le tasse. Loro hanno un concetto dove ti dicono tendenzialmente sei domiciliato se hai il passaporto di questo paese, sei sposato ad una donna, uomo, con Dal il paese. passaporto, hai consanguinei, antenati di questo posto. Quindi poi anche lì il caso specifico va visto con il consulente perché
è da spararsi. Dopodiché il gruppo numero 4 invece di paesi di tassazione sono quelli che abbiamo visto prima, quindi Etiopia e Stati Uniti, sul reddito su base di cittadinanza, ed è l'unico caso in cui il reddito, diciamo, la residenza fiscale coincide con la residenza civilistica, perché io pago le tasse dove vivo, dove sono nato, scusami, ho il passaporto. E invece il numero 5, la tassazione, il gruppo di paesi numero 5, me lo sono dimenticato. Perché a volte comunque vado in tilt pure io, Buono, ma abbiamo coperti abbastanza, immagino. Cioè, comunque, diciamo, all'interno di questi quattro c'è molto di più di ciò che si può desiderare, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. sì. Poi vi ripeto, sul canale YouTube trovate proprio il video dove vi spiego perfettamente anche il quinto gruppo di tassazione. Mi tornerà mentre parliamo, Sì, sicuramente. assolutamente. Diciamo, durante, poi alla fine della diretta, magari diciamo dove le Ah, persone perdona, mi è possono. tornato. Finiamo, scusami, scusami. Vai. Sono presenza in posizione diretta. Dubai, Bahamas, Monte Carlo. Non applicano tasse, punto. Lì non c'è molto da sapere. Non ti tassano. That's it. Ok, quindi in questo caso viene considerato come esterno, cioè come un sistema in più. Ottimo. Esattamente, sì, io lo considero un sistema in più. Sì, che in effetti lo rende molto più chiaro, diciamo, per la comprensione della persona esterna. Perfetto, ottimo. Questa spiegazione in realtà, boh, io ho una laurea in economia e commercio e non si è mai avvicinata a ciò che ho ascoltato in 3 anni di università, quindi ti ringrazio indubbiamente. Immagino anche che le persone che stanno seguendo siano abbastanza interessate, anche perché non vedo molta interazione, quindi deve essere che stanno ascoltando e prendendo appunti. In realtà l'ultima domanda che volevo farti, che è sempre legata, diciamo, ai miti italiani, è legata alle holding. In realtà abbiamo ricevuto diverse domande sia in diretta che precedentemente all'inizio della diretta. Secondo me possiamo dare giusto magari due cenni riguardo alle holding, diciamo intese come aziende madre in generale, per poi passare alle domande, sei d'accordo? Come non c'è, cioè, detta tu i tempi, io parto sulle holding e tu mi interrompi e Perfetto. passiamo alle domande. Allora Ecco, andiamo sulle holding. sulle holding, perdonami se sono autoreferenziale, ma sul canale YouTube ci sono molti video sulle holding, quindi se andiamo lunghi, se ve li andate a vedere da là, sono spiegati, se cerco sempre di utilizzare, diciamo, un linguaggio piuttosto semplice. Perché ultimamente, soprattutto nell'ultimo anno, si è creato un misunderstanding sulle holding impressionante. E io partirei da quello, cioè partirei perché secondo me è la notizia che girava di più online, perlomeno i miei clienti sono quelli che mi hanno posto di più. Cioè, la domanda da $1 milione è: posso rimanere in Italia, aprire una holding in Italia e aprirmi una trading all'estero per fare business? Ok? Questa è la domanda più ricorrente. Poi torniamo sulle holding. Allora, la risposta è: lo posso fare se ci sono delle valide ragioni economiche. Cioè, se il mio mercato è veramente internazionale, se il mio mercato è veramente inglese piuttosto che romeno, piuttosto che bulgaro, cioè se c'è una ragione per cui lo faccio, che non è il risparmio d'imposta, allora esiste la possibilità di poter sviluppare una struttura del genere, che è la struttura in cui io rimango in Italia, quindi non muovo il culo dalla sedia, mi apro una società, tipicamente una SRL, detenuta al 100%, e sopra questa società, quindi holding SRL italiana, ci collego una società estone piuttosto che una società bulgara, eccetera, eccetera, con la quale poi faccio business 99% delle volte in Italia. Se 99% delle volte il mio mercato è italiano, io sono in Italia, amministro tutto io, quella estero investizione e stai violando perlomeno una decina di norme del codice tributario, ma proprio per dirne una. Se invece ti stai internazionalizzando, che ne so, cioè io ho lavorato per anni per la Ferragamo, per società, insomma, per grosse multinazionali che hanno il quartier generale, quindi in Italia, quando ti internazionalizzi, allora evidentemente va bene la holding in Italia, va bene la succursale in Romania piuttosto che in Inghilterra, ma perché? Perché evidentemente stai vendendo scarpe lì, hai bisogno di una presenza tassabile lì, quindi che fai? Gestisci dal call management italiano società in giro per il mondo e poi raccogli gli utili, eccetera, eccetera. E che poi in realtà è questo il modello, cioè questo modello nasce dai gruppi che fanno attività economica reale in giro per il mondo e poi è stato travisato, anzi stravisato praticamente in internet nell'ultimo anno, anno e mezzo, da parte, insomma, di pianificatori, direi, o della domenica, o quantomeno piuttosto aggressivi. Una struttura del genere, cioè,
ci sono, ti ripeto, ci sono mille normative da svicolare per fare una roba del genere. In più, l'utilizzo degli utili aziendali a livello personale ti diventa praticamente impossibile. O comunque poi ti ritorna, cioè il problema ti esce dalla porta e ti rientra dalla finestra, perché per godere di quegli utili poi sei sottoposto comunque alla stessa tassazione a cui saresti stato sottoposto in assenza di tutto questo delirio. Ok? Quindi se c'è una valida ragione economica, se mi sto espandendo, se sto aggredendo nuovi mercati, holding italiana, succursali estere, non c'è problema. Se però lo faccio solo per vendere in Italia perché non mi voglio far trovare dal fisco, sto facendo una cagata spaziale. Ok? Ora, invece, la holding in generale è uno strumento di difesa e di difesa patrimoniale e di successione generazionale. Cioè, quando è che io utilizzo una holding, a prescindere, in giro per il mondo? O quando ho un gruppo di aziende, ma anche una sola trading va bene, e voglio, come dire, voglio utilizzare per esempio quella holding per fare altri investimenti patrimoniali, finanziari, eccetera, eccetera. Allora ha senso separare l'attività di trading, quella con cui fai il tuo e-commerce, dall'attività di gestione delle tue finanze e del tuo patrimonio, tendenzialmente personali, però conferite in un veicolo che ti proteggono anche a livello legale. In questo senso, cioè quindi la holding da un punto di vista fiscale ha senso se uno lo voglio utilizzare per investimenti personali e voglio separare i miei investimenti dall'attività della trading che invece fa il business. Oppure ha senso in un'attività di espansione e di internazionalizzazione. Quindi ho la mia holding e poi ho tutte le mie succursali in giro per il mondo che sono collegate da partecipazioni alla holding. Perché la holding, che significa to hold, cioè detenere, detiene le partecipazioni. Questo detenimento, questa detenzione di partecipazione in questo veicolo ha un grosso vantaggio fiscale. Cioè tendenzialmente tutti i passivi income, cioè dividendi, interessi, royalties che vengono dal basso, dalle mie società nella holding, sono tendenzialmente non tassati o tassati meno. Quindi c'è un grosso vantaggio fiscale, non solo di gestione proprio strategica, perché ti viene più facile gestire tutto tramite un'unica società, anche di tesoreria, perché insomma ti migliora anche le finanze aziendali, eccetera, eccetera, se devi fare finanziamenti intragruppo, eccetera, eccetera. Ma tutti i passivi income tendenzialmente non sono tassati nella holding, quindi io mi ritrovo la mia cassaforte piena. E poi decido come allocare evidentemente gli utili. In questo senso, oppure ancora ha senso per il passaggio generazionale, cioè una cosa che si fa quando nelle famiglie di imprenditori si vuole passare la propria azienda, il proprio veicolo da padre a figlio. Da un punto di vista fiscale ha senso, quindi insieme alla protezione patrimoniale. Questo è, diciamo, una piccolissima overview No, su. no, ottimo. Mi hai chiarito ulteriormente le idee. Io passerei, se sei d'accordo, al Q&A. Abbiamo 15 minuti. Abbiamo ricevuto alcune domande durante la live. Alla prima, in realtà, abbiamo risposto con la differenza tra tassazione worldwide e tassazione territoriale. Ce n'è una di Marco Spadaccino che chiede cosa ne pensi della Sardegna come zona franca? In realtà, onestamente. Non lo so, allora io tendenzialmente sono contrario a tutto quello che viene fatto in Italia, ecco, mettiamola così. Quindi secondo me oggi la fiscalità italiana non è una fiscalità di vantaggio. Quindi zona franca o non zona franca, oggi se vogliamo sfruttare al massimo flex strategy, ma piuttosto la possibilità di una pianificazione fiscale seria, a meno che non siamo un grosso gruppo, e quindi davvero investiamo, ci espandiamo, no? Fuori dal territorio italiano, nel senso che apriamo materialmente succursali, oggi non ha senso fare business in Italia. Non sto dicendo che ve ne dovete andare tutti, perché, come dire, mi rendo conto che ci sono esigenze differenti, famiglie, figli, eccetera, eccetera. Però sfruttare oggi in maniera, perlomeno superare i limiti del forfettario, che ad oggi non sappiamo che fine farà per il 2020, e questo è un altro ringraziamento ai vostri governanti, che io me ne sono andato già parecchi anni fa. Allora, non ha senso. Non ha senso perché siamo un paese con un debito pubblico alle stelle, con politiche a deficit, politiche economiche a deficit, e può solo andare peggio. Lo dicono i dati, non lo Sì, dico io. dati alla mano, quello è. C'è un'altra domanda che ci è stata fatta adesso in diretta da Luca, che scende abbastanza nel dettaglio sulla sua situazione. Dice, dal 2017 sono residente in UK, ho una LTD a Londra e lì ho pagato le tasse negli ultimi 2 anni. Lui ha il non-dom. Quest'anno ho vissuto tra Spagna, Italia ed Ucraina.
ma per più di 6 mesi, mai per più di 6 mesi nello stesso posto. Mi hanno detto che posso prendere lo status di nomade digitale e non pagare tasse. Quindi immagino si rifaccia al discorso che abbiamo fatto prima. Cosa ne pensi? Allora, su anche qui, perdonami se sono sempre autoreferenziale, ci sono video sull'argomento, ok? Quindi io cerco di rispondere il più precisamente possibile. C'è una scelta che a un certo punto devi fare se sei un nomade digitale, cioè avere o non avere una residenza fiscale. È possibile per Luca non avere una residenza fiscale e se non si riesce a non avere una residenza fiscale, è vero quello che dice, cioè sul dividendo distribuito dalla sua UK lui non verrà tassato perché per il fisco non esiste. Questa è una cosa che teoricamente è fattibile. Praticamente però ci sono delle problematiche che sono tendenzialmente burocratiche barra amministrative. Prima di tutto per perdere una residenza fiscale. Io ho bisogno di fare un passaggio AIRE, lui sarà iscritto all'AIRE sicuramente. Per fare questo passaggio AIRE io devo comunicare il mio nuovo domicilio fiscale e quindi è un cane che si morde la coda. Quindi perdere la residenza fiscale non è banale. Metti che ci riusciamo. Ti troverai tecnicamente con delle problematiche, cioè senza residenza fiscale, numero uno, non puoi aprire un conto corrente. Non tutti i conti correnti, magari TransferWise oggi te lo fa aprire con un indirizzo, in realtà non serve molto, però diciamo nel lungo periodo, soprattutto un conto corrente bancario offline, diventa difficile perché ti chiedono residenza fiscale e proof of address, che tu non hai perché gli puoi dare soltanto la ricevuta di Airbnb, ma non hai bollette per intenderci, quindi non ti possono, diventa difficile. Lo stesso per l'apertura di società. Quindi se domani Luca volesse chiudere la UK e aprire un'altra società, potrebbe avere questo problema in quanto non avrebbe un TIN, un Tax Identification Number. E questa cosa sembra una barzelletta, cioè sembra una sciocchezza, in realtà ti crea dei problemi burocratici che sono da spararsi in testa, per non dire altrove. Dopodiché, l'altro problema, quindi il mio consiglio è sempre quella di scegliere una residenza fiscale amica, cioè di un paese che sia un attimino più flessibile, ma sempre whitelist, sempre all'interno dell'Unione Europea. E contemporaneamente continuano a girare il mondo. Cioè, anche io sono un nomade digitale, però, nel senso che non rimango mai più di 6 mesi, però una residenza fiscale ce l'ho. E tendenzialmente lo consiglio anche a tutti i nostri ascoltatori. Quindi è meglio pianificare in questo senso, anche perché un altro problema che potresti avere, che è importante, perdonami se l'ho preciso, è quando io non ho una residenza fiscale, soprattutto quando me ne vado, il primo anno dall'Italia, il secondo anno, i primi 2 anni, potrei subire un accertamento. Quando il fisco italiano arriva e mi dice dove, la prima cosa che mi dice è mi chiede dove sono residente. Se tu non gli puoi dire io non sono residente da nessuna parte, cioè se tu non, anche se l'onere della prova è a suo carico perché sei andato in un paese whitelist, eccetera, eccetera, comunque potresti avere una problematica di questo senso, cioè non sei in grado di rideterminare l'esistenza del tuo domicilio, quindi del centro dei tuoi interessi vitali, quindi del posto dove paghi le tasse in un altro paese. Di conseguenza l'Italia ti considera ancora fiscalmente residente d'Italia, perché tu non hai una dichiarazione dei redditi, non hai un tax certificate. Vaglielo a spiegare che sei nomade digitale. Te ne puoi fregare, però se domani vuoi tornare in Italia, tra 5 anni, 10 anni, insomma, o prima del periodo di accertamento, il problema ti rimane. Quindi evitiamo, cioè c'erano dei pazzi, io lo spiego nella mia wake up call, ho fatto un incontro con i clienti, lo faccio una volta all'anno dal vivo, e spiego tutti questi concetti. Quest'anno, a giugno scorso, l'ho fatto a Milano. Quest'anno lo rifaremo. E ho fatto l'esempio dei matti che avevano, diciamo, millantato di costruire dei grattacieli in mezzo al mare per non essere tassati, no? Cioè ci sono questi matti, questi principati in giro per il mondo, e dove appunto tu prendi lo status di nomade digitale perché vivi in acque internazionali e quindi non appartieni a nessun paese. Quella potrebbe essere una soluzione. Andare a vivere in un grattacielo o su una piattaforma petrolifera, che anche ce ne sono, in mezzo al mare. Quella non l'avevo sentita come alternativa, tra l'altro. È pieno di matti là fuori. No, ottimo. Allora c'è un'altra curiosità che è stata chiesta adesso in diretta. L'ha richiesta Giacomo, quindi grazie Giacomo per la domanda. Curiosità, in quali casi si può sfruttare al meglio la e-residency estone? Allora, la e-residency estere si può sfruttare in un milione di casi. Io consiglio sempre di prenderla. Prima di tutto perché costa pochissimo, con 100 euro te la porti a casa. E poi non sai mai quando ti potrà servire, perché senza e-residency non puoi aprire una società in Estonia, evidentemente. Se sei single member, perché già se siete in due diventa più complicato, devi passare per un commercialista. Però per fare tutto quanto online e tutto quanto precisamente, diciamo, velocemente da remoto, la e-residency io intanto vi consiglio di prenderla.
Poi facciamo attenzione perché e-residency è un concetto di nuovo civilistico, non è un concetto fiscale. Cioè il fatto di prendere una e-residency, loro ti danno proprio la carta d'identità con la tua faccia sopra. Ovviamente io ce l'ho perché per mestiere, insomma, ho fatto, come dire, mi interessano anche tutte le procedure burocratiche e amministrative. E quindi ti posso dire che è un concetto civilistico, non fiscale. Cioè il fatto di avere quella carta d'identità non vuol dire che tu paghi le tasse in Estonia. Quindi il residency può sempre servire perché puoi sempre trovarti nella necessità, domani vai in Asia e magari non te la puoi far spedire perché loro come funziona? Tu fai l'application e loro dopo, mi pare, 5-6 settimane, se tutto l'iter è approvato, ti mandano, te la spediscono nella sede dell'ambasciata. C'è solo un'ambasciata del paese, evidentemente. In Italia la mandano a Roma. Una cosa è l'ambasciata, una cosa è il consolato, non lo devo spiegare a te, evidentemente. Quindi che succede? Però non la spediscono in tutto il mondo. Quindi magari se domani tu hai deciso di andare a vivere nelle Filippine o in un posto lontano da un'ambasciata, ti conviene per prevenzione, questo sono sempre un consiglio mio spassionato, prenderla la residency. Tanto c'è un certo numero di tempo durante gli anni durante il quale non scade. Poi, a seconda della tua residenza fiscale, potrai decidere o meno di aprire una società in Estonia. Però aprire una società in Estonia è una cosa che va incrociato con la tua residenza fiscale. E non col fatto di avere una carta d'identità, una e-residency estera. Quindi, di nuovo, prendo la e-residency per avere la possibilità di aprire una società in remoto, ma non c'entra niente con la tassazione. Diciamo, torniamo un po' alla differenza che abbiamo fatto prima tra tassazione personale e aziendale. Cioè, questa evidentemente funziona per la parte aziendale, insomma. Esatto. C'è Giuseppe che dice: tra le giurisdizioni non DOM non cita Cipro. Vorrei il suo parere su Cipro ed eventuali incroci con altre giurisdizioni. In realtà l'abbiamo citato. Sì, L'abbiamo citato. abbiamo citato, forse quando abbiamo parlato di common law e non del non DOM, mi sarà sfuggito. Comunque sì, Cipro rientra assolutamente tra il non DOM ed è anche abbastanza, diciamo, una normativa anche abbastanza semplice, non è complicata come quella UK. Ma Cipro è sicuramente interessante e si presta molto bene per la pianificazione fiscale. Cipro è stata blacklist, quindi diciamo volgarmente paradiso fiscale, dal punto di vista italiano, fino al 2010, insieme a Malta. Poi è stata espunta dalla blacklist ed è diventata whitelist a tutti gli effetti, quindi ha ottimi rapporti, diciamo, di trasparenza e anche una tassazione nominale che è elevata o quantomeno, come dire, non ne fa un paradiso fiscale ufficialmente, perché la tassazione nella corporate income tax a Cipro è del 12,5%, che comunque non è il più basso in Europa, c'è cioè di peggio o di meglio, dipende dai punti di vista. Quindi come non DOM è sicuramente interessante perché Cipro, per esempio, ha la regola dei 60 giorni. Ci sono tre diverse procedure per prendere la residenza fiscale a Cipro, cioè tre diverse normative, tre diversi schemi. E uno di questi è quello dei 60 giorni, che obiettivamente è il più semplice, il più lineare, che consiglio anche ai miei clienti. Hai bisogno semplicemente di rimanere fisicamente 2 mesi all'anno a Cipro e loro ti fanno residenti fiscali a Cipro. E questa è una cosa che però bisogna sapere prima, una delle caratteristiche dei requisiti per prendere la residenza fiscale a Cipro è quella di avere o una società o di essere amministratore di una società cipriota. Quindi non posso pensare di andare lì, prendere la residenza fiscale e aprire società, perché mi chiedeva degli incroci, Giacomo, se non sbaglio. E quindi non è così banale andare a Cipro e aprire da un'altra parte, perché c'è questo requirement che probabilmente a volte passa in sordina o non è particolarmente trasparente. Quindi bisogna valutare anche la convenienza economica, perché può incrociare, nel senso che la CFC di Cipro non è particolarmente restrittiva, anche le normative sul POEM, sull'estroinvestizione non sono particolarmente restrittiva, è sicuramente una fiscalità amica quella di Cipro, senza dubbio. Però c'è da fare i conti con i costi di struttura e con la normativa interna sulla residenza fiscale. Poi l'incrocio deriva dal mercato che serve, cioè se io servo un mercato europeo, in questo vale in generale, se io servo un mercato europeo, non so quanto mi convenga aprire una LLC nel Delaware. Se servo un mercato latinoamericano, non so quanto mi convenga farlo con una società estone. Quindi il mio consiglio, chiaramente grosso circa, no? Cum grano salis, è se i miei mercati sono extra UE, probabilmente la cosa migliore è un veicolo extra UE. Viceversa, UE, uso un veicolo UE. Perché? Perché al di là delle problematiche fiscali, c'è anche un problema di linguaggio di business, conti correnti, lingua, forma mentis, cultura.
soggetti che devono interagire, fornitori, clienti, eccetera, eccetera. Quindi quando pianifichiamo, cerchiamo di tenere la mente un po' più aperta, non ci focalizziamo sul risparmio fiscale, perché alcune volte il risparmio fiscale può determinare il fallimento del business. Cioè, come molti che dicono, vabbè, apro a Dubai, che cazzo mi frega, non pago tasse, eccetera, eccetera, che è un altro trend meraviglioso attuale, al di là di quella dell'holding italiana che io amo visceralmente. Cioè, ma a me che cazzo mi frega, perdonami, insomma, se dico qualche parolaccia. Ma vai tranquillo, poi siamo parolacce free, non c'è problema. Non mi Una free censurate, zone. insomma, non siamo a Raiuno. Anzi. Vado a Dubai, ma che cazzo mi faccio di un pianificatore fiscale? Vado a Dubai e non pago tasse. Quel tutto quello che vuoi va benissimo, ci sono delle implicazioni da prendere in considerazione. Dubai è solo di recente uscita, per esempio, dalla blacklist della Commissione europea. Tu sai che la Commissione europea ha due liste, una grey e una black, dove monitora la trasparenza dei paesi. Dubai è appena uscita promettendo la collaborazione, non sappiamo se rientrerà, perché sono promesse che già aveva fatto in passato. Questo essere nella blacklist crea delle problematiche a livello commerciale, quindi sanzioni, piuttosto che proprio problematiche di servire determinati paesi. Quindi potresti avere tipo pagare zero tasse, ma avere problemi a servire il tuo mercato di riferimento. E ti trovi con un veicolo vuoto. Oppure potresti avere problematiche a collegare Stripe, perché Dubai ancora non lo serve, eccetera, eccetera. Dipende un po' dalla tipologia di business che devi fare. Quindi incrociamo tutto con tutto, facciamolo alla luce di una ragionevolezza che non è solo fiscale, ma è anche di business. Sì, no, ha totalmente senso, però comunque secondo me il punto principale dovrebbe essere quello di fare tutti questi passaggi seguiti da un professionista, perché comunque No, basta. io non, come dire, mi secca, come dire, vendermi o fare tirare acqua al mio mulino, per questo non insisto su questo punto, però è evidente che se non vi servite di me, ce ne sono pochi. Allora, la verità Posso vera, confermare. perdonami, tu lo sai adesso perché, come dire, sei arrivato da me per caso, no? Nel senso, hai fatto le tue ricerche, non è che ci conoscevamo da prima, quindi spero che abbia apprezzato come dire, il tipo di servizio, quantomeno la trasparenza che offro. Il punto è questo, la problematica è complessa. Noi che cosa troviamo lì fuori sul web? Troviamo quello che ci apre la società Dubai, quello che ci apre la società UK, quello che ci apre la società in Svizzera, quello che ci apre la LLC nel Delaware. Ma non troviamo mai, e vi prego di smentirmi se qualcuno sa del contrario, persone che interagiscono tra di loro su queste 4 o 181, perché tante sono le giurisdizioni fiscali del mondo. Quindi ognuno ti dirà che chiaramente se io lo studio a Dubai, ti dirò che Dubai è la cosa migliore da fare. Se io lo studio in Inghilterra, ti dirò che l'Inghilterra è la cosa migliore da fare. Se io lo studio in Bulgaria, ti dirò che la Bulgaria è la cosa migliore da fare. C'è bisogno di qualcuno che conosca la fiscalità, prima di tutto italiana, e quindi ci abbia lavorato 15 anni dentro, perché se non conosci quella non vai da nessuna parte, soprattutto ne esci con le ossa rotte. E poi ha bisogno di qualcuno che ti dia un overview di parte, cioè scusami, imparziale. Io, di nuovo, ma stiamo parlando di me, ma per forza di cose sono io l'intervistato. Non ho studio da nessuna parte, quindi io non ho interesse di aprire a destra piuttosto che a sinistra, mi occupo di consulenza. Quindi io ti dico, alla luce del tuo business, ci sono cinque opportunità, cinque strutture diverse. Valutiamo insieme quella che ci dà il maggiore risparmio fiscale, il minore rischio e la maggiore flessibilità in termini di business, dove sono i clienti, dove sono i fornitori, eccetera, eccetera. È questo che dovete cercare da un commercialista, è questo che dovete cercare da un consulente, anche se non sono io. Non vieni in UK perché che cazzo ti frega, paghi il 19, il 12 e mezzo, non paghi le tasse, perché dopo il problema è tuo, lui non ha nessun tipo di responsabilità, ti apre la società e si prende i soldi sulla società per il resto della vita. Da me arrivano persone con 10, 15 società aperte alla cazzo nel corso del tempo e poi vogliono sapere che devono fare. All'epoca, diciamo, un paio di anni fa si portava tanto Panama a Belize, non so quante ne ho viste. Ho aperto a Panama in Belize, perché cazzo è aperto in Panama in Belize? Quindi, Sì, insomma, c'è il conto in Belize che ormai è, era un è evergreen. famoso. Adesso ci siamo spostati su altri paesi. Comunque, è questo quello che dovete cercare da un consulente, cioè una visione d'insieme, imparziale. Sono totalmente d'accordo e tra l'altro posso anche confermare il fatto che non ci siano tanti professionisti che si occupano con questa precisione di certe tematiche, nel senso che ne trovi tanti che non hanno alcun legame con l'Italia, ne trovi tax planner inglesi, tax planner di qualunque tipo, però
Però da italiani comunque dobbiamo avere ovviamente un occhio di riguardo per la tassazione italiana, per la fiscalità italiana e per diciamo, incrociare nel giusto modo, nel rispetto di tutte le norme. Detto questo, abbiamo compiuto l'ora che avevamo concordato, insomma. C'è Fabio che chiede come è possibile avere una consulenza privata con te e ne approfitto anche per chiederti, diciamo, in diretta in che modo le persone possono trovare i tuoi contenuti su internet. Ho già pubblicato un commento con il link del tuo canale YouTube. Tra l'altro hai anche un gruppo Facebook, se non sbaglio. O qualsiasi cosa, anche un paio di IBAN, per cui te li lascio e questo è il modo migliore per comunicare con me. Allora, mi trovate sul gruppo Facebook Tax Planning Internazionale, canale YouTube con l'omonimo nome, poi magari dopo ti lascio i link, li metti nel gruppo, facciamo, cioè, più semplice per tutti. Tendenzialmente però i gruppi che lavorano di più sono il gruppo Facebook, lì c'è tutto, trovate il riferimento poi chiaramente anche a tutti gli altri miei siti web e il canale YouTube. Oggi io sono presente sul web con due blog, il primo blog sul trasferimento di residenza fiscale italiano, che è stato aperto circa 10 anni fa, 7-8 anni fa, adesso non ricordo esattamente, trasferimentosicuro.it, per chi fosse interessato prontamente come dire, fondamentalmente al trasferimento di residenza fiscale personale. Poi abbiamo soluzionez.it, che invece è improntato alla pianificazione fiscale, quindi se avete un business e volete capire come strutturarlo, soluzionez.it è il sito che fa per voi. Punto numero 3, esiste da poco sviluppato un corso straordinario che si chiama fairthestrategy.com, dopo ti do il link così lo mettiamo anche lì nel gruppo, ed è un corso che ti apre a tutti questi concetti di cui abbiamo parlato oggi con Alessio, e chiaramente spiegati in maniera organica per pilastri, cioè ti dice tu imprenditore italiano che cosa puoi fare in Italia, quali sono i percorsi da seguire se vuoi andare all'estero, quali sono le cose da prendere in considerazione e come devi ragionare da imprenditore e anche da conoscitore della materia fiscale per non farti fregare e per raggiungere lo 0% di imposta. Perché lo 0% di imposta è un, come dire, un traguardo possibile, realistico, però va ponderato per bene, perché chiaramente come tutte le cose belle nascono dei rischi. Assolutamente. È come la fidanzata, no? Super top model che poi ti riempie di corna, quindi facciamo attenzione. Arriva con dei rischi. Ottimo, perfetto. Luca, ti ringrazio infinitamente per questa diretta. Sicuramente sarà disponibile su Spotify in versione podcast, credo in settimana, quindi ti manderò il link nel caso tu voglia condividerla, voglia riascoltarla. Ti ringrazio di nuovo infinitamente. E penso che le persone abbiano ricevuto un sacco di valore da questa intervista. Grazie mille, ragazzi, a Ciao a presto. tutti. Ciao ciao.